vi chiedo la massima comprensione per la situazione post partita, quindi noi non abbiamo, preferiamo non rispondere alle vostre domande che immaginiamo sarebbero tantissime. In realtà io, seppur come sapete era un silenzio stampa e impossibilitato a parlare, insieme al capitano ho avvertito la necessità di venirmi a scusare con la faccia rossa di vergogna per la prestazione che abbiamo fatto oggi. Una vergogna che non mi ha mai, non ho mai provato per la prima volta in 36 anni di calcio, neanche quando ho giocato ho mai provato questa sensazione qui. E per questo, come abbiamo già fatto con i nostri tifosi a fine partita, ci vogliamo scusare, non sappiamo neanche in che modo scusarci per questa giornata che purtroppo è storica al negativo, e vogliamo scusarci non soltanto coi tifosi ma anche con la nostra società e con tutta la città di Catania, perché la prestazione di oggi è difficile anche trovare le parole, è difficile trovare le motivazioni, ma volevo esporre, metterci la faccia io e il capitano, come è giusto che sia in questi momenti, e chiedere scusa a tutti. I nostri permessi sono tutti sospesi, andiamo immediatamente in ritiro, d'accordo con la decisione della società, e rinnovo ancora una volta, ripeto, è difficile venire davanti a Taccuini, davanti a una situazione del genere, davanti a una non prestazione, però avevamo la necessità di farlo perché siamo un gruppo, al di là di quello che è successo oggi, unito nella buona e nella cattiva sorte, e tutti noi siamo quelli che ci mettiamo la faccia ma parliamo a nome di tutti, abbiamo questo senso di vergogna e volevamo scusarci. Ripeto, le scuse non si limitano ai tifosi, si limitano alla società, si allungano alla società e alla città di Catania, perché questa, almeno parlo per me personalmente, indipendentemente da quello che succederà quest'anno, dove però nel quale noi non abbasseremo la guardia, noi non molleremo perché ci crediamo ancora, credo rimarrà una macchia indelebile nella mia carriera, qualunque tipo di carriera possa fare io in questo mestiere, penso che la giornata di oggi non la dimenticherò mai, quindi primi a essere penalizzati, a essere abbattuti e quanto altro si può mettere, in primis siamo noi che paghiamo per questa giornata. Quindi non so il capitano se vuole aggiungere altro, io ripeto le massime scuse a tutti quelli che hanno a cuore le sorti del Catania e della città di Catania. Niente, anch'io c'è poco da aggiungere rispetto a quello che ha detto il mister. Naturalmente a nome della squadra chiedo veramente scusa a tutti i tifosi, alla gente che ci segue in trasferta e anche a quelli da casa. Comunque sicuramente non è la prestazione da Catania, non abbiamo onorato la maglia come abbiamo fatto in altre partite, quindi naturalmente per il campionato che stiamo facendo è difficile trovare le parole in un momento così, perché magari non mi sarei mai aspettato, ecco, di essere qui davanti alla telecamera e dover fare una cosa del genere. Però ripeto, a nome della squadra chiedo scusa e chiedo anche ai tifosi, insomma alla città, di starci vicino. Lo so che sembra una domanda difficile da fare, però io ho passato anche l'esperienza l'anno scorso e questa la paragono magari un po' alla sconfitta che abbiamo avuto in casa col Melfi. E non bisogna tornare in quel vortice, abbiamo bisogno della gente, dobbiamo ripartire perché il campionato naturalmente non finisce qui e da domani in ritiro ricominceremo a testa bassa e cercheremo di continuare perché non molleremo fino alla fine. Grazie a tutti.